Nel centenario della scomparsa del noto musicista Ruggero Leoncavallo, l'antico borgo di Castellabate, terra cilentana che vanta una tradizione musicale di lunga data, ha ospitato l'evento Ricordando Leoncavallo, una serata di musica ed emozioni per celebrare il noto compositore che ha vissuto alcuni anni proprio nel borgo antico, a promuovere l'atteso concerto giunto alla sesta edizione, la poliedrica associazione FIDAPA di Castellabate. Quest'anno un'emozione ancora più forte perché ricorre appunto il centenario della sua scomparsa e io voglio ancora ringraziare una volta la Presidente Nazionale Caterina Mazzella che è intervenuta e ha partecipato a questa serata, la Presidente Distrettuale Giusi Porchia, il Sindaco Costabile Spinelli, ma soprattutto il mio ringraziamento più grande, i miei complimenti vanno all'Orchestra di Fiati, a questi ragazzi meravigliosi che ogni anno ci emozionano sempre di più e ovviamente ai maestri, il Leo Capezzuto e Alessandro Schiavo, e soprattutto sono contenta perché ancora una volta siamo riusciti a dedicare una serata alla musica e, come dicevo prima, ci insegna la cosa più importante probabilmente che bisognerebbe saper fare in questa vita, e cioè ascoltare. Quindi grazie ancora a tutti. Ne ho ottenuto a battesimo la prima edizione del premio Leoncavallo con la compianta presidente di allora Enza Izzo, e poi è stata una magnifica realtà che si sussegue tutti gli anni, e questo ne do merito proprio a tutte le socie, quest'anno alla presidente Brasilina Guariglia, ma pure alle altre presidenti, a Roberta Piccirillo, che hanno voluto fortemente questa manifestazione che rende onore proprio non solo alla FIDAPA di Castellabate, ma tutta la FIDAPA nazionale e al territorio del Cilento. Sì, per me è sempre un piacere essere qua, è il secondo anno che vengo e devo dire la verità, è un bellissimo evento perché comunque la musica è comune, la musica è emozione, quindi sentire queste note, sentire questi ragazzi soprattutto giovanissimi che danno il meglio di sé è un qualcosa che, ecco, riscalda il cuore e l'animo. La serata è andata bene, l'importante è aver ricordato, come dicevi, l'artista e il compositore Leoncavallo, che è vissuto qui a Castellabate nei suoi primi 3 anni di vita. È stata un po' una scoperta non voluta da parte del Monsignor Alfonso Maria Farina. Ci siamo affermati davvero in tutta Italia ed è una bellissima soddisfazione, un gruppo solido, un gruppo che studia, un gruppo che si incontra con piacere, che lavora seriamente e davvero che hanno ogni volta sempre opportunità importanti e bellissime come quella di questa sera. Iniziativa molto bella della FIDAPA, la quale bisogna riconoscere e apprezzare il grande lavoro che sta facendo nelle attività di promozione di questo territorio su vari fronti, su varie tematiche, dalla solidarietà all'impegno, alla cultura, come in questo caso con questa manifestazione, anzi quest'anno nell'anniversario del 100° anno della morte di Ruggero Leoncavallo, quindi occasione importante, momento importante da ricordare. Poi oltretutto con questo abbinamento con l'Orchestra Giovanile dei Fiati del Cilento, una bellissima realtà che, insomma, che è un vanto e un onore di questo territorio. Per cui un bel momento, una bella serata, veramente grazie, complimenti alla FIDAPA, alla Presidente Brasilina Guariglia per l'organizzazione, per il grande entusiasmo che mette in queste organizzazioni, in queste manifestazioni, in questa organizzazione di questi eventi.